Quello che vedete sono i fichi d'India delle macchie delle coserie. Adesso noi, senza averle lavate, perché se le laviamo poi si possono guastare, quindi evitiamo l'acqua quando vengono raccolti in maniera grossolana, ecco. Adesso facciamo vedere come si vanno montate in maniera sicura. Si prende una pinza come questa, non utilizzate la forchetta, perché se utilizzate la forchetta in questo modo potrebbe poi rovinare il fico d'India in quanto fa aria, quindi si potrebbe infettare. Quindi una pinza, si tagliano le due estremità in questo modo. Si tira una linea, ecco qua, si fa questo movimento, poi si prende una forchetta e si fa rotolare così. Ecco il fico d'India che mettiamo in un contenitore che poi andrà in frigorifero. Una busta vicino e mettiamo subito dentro. Cominciando si utilizza la carta per pulire il coltello così e la forchetta. Anche se già le spine non ce ne vanno più. Ripetiamo, prendiamo il fico d'India, ta e ta, una striscia. Io non tocco mai le spine, faccio sempre attenzione. Anche con la forchetta vado all'interno, faccio rotolare in questo modo e prelevo il frutto. Non ci fossero le spine, farei diversamente come si vede in alcuni mercati, ma in questo caso io preferisco non lavarle, anche perché non le consumerò tutte oggi. I fichi d'India sono molto interessanti per pulire l'intestino, ma devono essere molto maturi. Ecco. Quelli molto maturi sono molto interessanti che aiutano addirittura le persone stitiche. E chi non ha problemi di diverticoliti, se si mangiano anche i semini, quindi con i semi, questi con i semi, fungono da spazzini dell'intestino. Se voi avete l'intestino praticamente pulito, a livello professionale se ne mangiate almeno diciamo 7-8 giorni. Questi semini rotolando cacciano tutte le varie incrostazioni del intestino, se ce ne fosse. Chi ha problemi di diverticoliti non è tanto consigliabile questa procedura, questo consumo. Andrebbero preferiti i tipi bastardoni, quelli con meno semi. Le camare le lasciamo così si possono maturare, prendiamo quelle più mature. Fate caso, io non tocco mai il frutto, lavoro sempre senza toccare mai il frutto, di precisione. È una tecnica che bisogna imparare. Ogni tanto, per scrupolo, si pulisce il coltello e la parte. E si continua in questo modo fino alla fine che vogliamo. Molte persone si cimentano a montare i fichi d'India, ma spesso poi rimangono delle spine che sono veramente molto fastidiose. Se rimangono nel palato, rimangono anche per dei mesi addirittura. Fate attenzione. Oppure le dovete lavare utilizzando una vasca,
magari anche dentro un fiume, mettendo una pietra davanti, ecco, creando un vortice d'acqua, potete farle sciacquare, rotolare e poi portarle a casa. Però quando utilizzate questa tecnica, i fichidindia verranno raccolti senza lasciare questo buco. Io adesso l'ho raccolto in maniera grossolana, in un modo veloce, altrimenti vanno fatti col coltellino in maniera più precisa, che l'acqua all'interno non va bene. Io faccio in questo modo perché le consumo entro poche ore che l'ho raccolte. Anzi, l'ho raccolte circa 10 minuti fa e sono già mondate. Non le lavo per questo motivo. Avanti così fino alla fine. Ecco i fichidindia, ho messo circa 10 minuti per montarne più o meno un paio di chili puliti, ecco. Adesso verranno messi in frigorifero col suo coperchio e verranno consumati di tanto in tanto quanto ne abbiamo voglia, ecco. Nella prossima occasione da Michele Expert con i prodotti locali calabresi e nella fattispecie nel comune di Gropalati, provincia di Cosenza.